tra poco inizierà la sfilata dei carri che sono stati realizzati anche quest'anno dagli irriducibili e da tutto il comitato carnevale, grazie al supporto dell'amministrazione. Noi della Proloco siamo qua perché quest'anno abbiamo voluto dare anche un piccolo contributo al carnevale, coinvolgendo scuole e associazioni e ideando il concorso La più bella maschera, che sarà premiata poi da un'apposita commissione che sarà individuata. Le scuole hanno partecipato realizzando dei costumi con materiali di riciclo e quindi anche quest'anno il Carnevale Mazzarese nasce dall'idea di alcune associazioni in collaborazione con il comitato per dare un sorriso ai bambini, perché il carnevale è soprattutto dei giovani, dei bambini, e per portare ancora una volta in alto le antiche tradizioni della nostra città. Allora ragazzi, come vi dico io ogni volta, ogni anno, questo è il carnevale, è nostro, della nostra città e del nostro paese. Noi siamo gli irriducibili, sono coloro che hanno realizzato i carri. Ringrazio l'amministrazione, ringrazio il gruppo, il comitato che ha fatto in modo che la documentazione andava avanti, ringrazio tutti gli assessori, ringrazio il consigliere, che siamo tutti qua riuniti per fare una cosa sola, una festa di carnevale per la nostra città e per il nostro paese. Allora, io, la mia vittoria è, cosa vedete qua, dopo 3 mesi e mezzo di duro lavoro, tra sabato, domenica, festività, Natale, Pasqua, tutte le feste abbiamo stato dentro i capannoni per realizzare tutto ciò. Abbiamo fatto questi carri, spero che vi piacciono. Ci rivediamo sabato, domenica e martedì e lunedì, e ci aggiorneremo con le interviste, perché penso sono un po', purtroppo gli imprevisti sono all'ordine del giorno, e io ho avuto un imprevisto del gruppo elettrogeno e anche questo è un po' un bel problema. Ringrazio l'attività, soprattutto la mia attività, che mi hanno potuto fare in modo che potete realizzare tutto ciò che vedete voi. È stato fatto da puri volontari e con i contributi dei nostri sponsor, però grazie all'amministrazione siamo riusciti a riuscire questa serata. Anche quest'anno Mazara del Vallo è in festa con il Carnevale. Abbiamo organizzato insieme quindi all'amministrazione comunale, con la Proloco e le varie associazioni, e abbiamo coinvolto tutte le scuole di ogni ordine e grado. Speriamo che in questi 3 giorni i ragazzi provano tanta felicità, e quindi è un grande allegria a Mazara con grande entusiasmo. La risposta è proprio data da loro e quindi grande collaborazione. Un applauso a tutti i dirigenti scolastici, un grazie. C'è un bellissimo carnevale, questa è la prima sera, giovedì grasso, speriamo che vada tutto bene e poi continueremo per sabato, domenica, lunedì e martedì per farvi divertire naturalmente. C'è una bella atmosfera, la gente è carica, non aspettava altro per divertirsi un poco naturalmente in questo periodo, quindi di conseguenza ci vediamo più tardi e facciamo divertire tutta Mazara. Arrivederci, buon carnevale a tutti. Oggi inizia il Carnevale Mazzarese 2017, c'è la grande attesa, lo vediamo già dalla massiccia presenza, vedo molti bambini e molte famiglie e questo ci fa piacere. Noi vogliamo mantenere un carnevale verso il sociale. Io devo ringraziare innanzitutto il sindaco Necocostante e l'amministrazione comunale per aver accettato comunque una proposta importante fatta al comitato carnevale, dove lì sono convogliate diverse associazioni, tra l'altro ci sono gli artefici dei carri che sono gli irriducibili, a quale gli va un plauso per aver realizzato queste bellissime opere d'arte. Sappiamo che l'arte è l'anima della nostra cultura. Dobbiamo ringraziare anche tutte le scuole che hanno aderito a questo importante progetto e anche tutte le scuole di ballo. Naturalmente questo è semplicemente oggi l'inizio, visto che siamo a giovedì grasso. Sabato e domenica si uniranno anche le 500 vestiti proprio a festa con addobbi di carnevale. Dico semplicemente, cerchiamo di fare passare delle giornate in armonia, magari all'insegna dei colori dei coriandoli e all'insegna del divertimento. È un bel carnevale, noi ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo la faccia, dico semplicemente il nostro obiettivo è quello di regalare sorrisi, sorrisi a bambini che spesso e volentieri magari non sono abituati ad integrarsi, a socializzare. Il carnevale è anche questo, spesso e volentieri siamo abituati ad andare a città limitrofe e invece noi il nostro obiettivo è quello di fare rimanere i nostri concittadini alla città di Mazara del Vallo. Non abbiamo
abbiamo la cultura, vero, non c'è la storia, ma piano piano ci possiamo migliorare. Naturalmente devo ringraziare chi ha dato l'opportunità per realizzare tutto ciò. Oltre al patrocinio oneroso della missione comunale, c'è stato anche il sostegno economico di tutte le attività commerciali mazzarese. Questo significa che la città di Mazara del Vallo è vicina e ha il cuore anche comunque il carnevale mazzarese. Naturalmente non finirà solo con la strada dei carri per via della città, ma alla fine ci sarà sempre comunque un punto di ritrovo che sarà Piazza della Repubblica, dove ci sarà l'esibizione delle scuole di ballo. Sta festa ricca che a tutti quanti ti fa innamorare. Domani